finalmente ce l'ho qui davanti agli occhi, Yamaha R9 2025. L'abbiamo attesa tantissimo e sono qui proprio con colui che può descrivercela al meglio. Cosa è cambiato magari rispetto alla ciclistica delle MT09? Cosa è stato aggiunto? La ciclistica è praticamente completamente differente, perché te l'hai anche nuovo, se sembra, se le guardate delle forme, delle saltature rispetto a quella MT09 è completamente nuovo, è un motore direttamente collegato al telaio, quindi è un telaio delta box, ha forme, dimensioni, quindi possiamo dire che è un telaio dedicato sulla R9, sospensione Kayaba, porta l'anteriore per quella traccia regolabile con la doppia velocità, mono posteriore anche con Kayaba in alluminio con controllo del precarico. Dal punto di vista estetico è ovviamente nuova, monta queste nuove ali aerodinamiche che permettono di avere una migliore aderenza al suolo. Abbiamo mantenuto il forcellone della MT09 rivisto. Sembra un po' allungato, come sbaglio. Sì, nuove piastre, proprio in stile racing, completamente anche nel regolabile, però abbiamo cercato di non è una posizione di guida estrema. Ora non l'ho provata, voglio vedere. Poi pensiamo che questo sia un utilizzo, anche magari non solo minima, che magari qualcuno ha piacere di usare anche quello che non la strada, magari vuole andare a farsi in giro ogni tanto, le prove libere in pista, però magari parte da casa, quindi la necessità di non... Piccolo spoiler, ci sarà una versione MSB? Guarda, per il momento abbiamo presentato la versione che correrà al mondiale il prossimo anno, a Jerez il 8 di ottobre. Per il momento siamo a perfetto. E c'è qualche differenza tra sospensioni? Quella lì è ovviamente per far le gare è un regolamento completo differente, questa comunque arriverà a marzo a 13.999, ovviamente cambia elettronica di terza generazione, tutto quello di piattaforma iniziale esatto, più il tubo in treccia. Il tubo in treccia è pizza e Brembo, qui vedo anche sulla versione di serie, quindi pizza Brembo stile l'abbiamo fatta finalmente, paradiale Brembo, quindi tutto l'equipaggiamento che c'era sull'SP della Wi-Fi, quindi stiamo montando, stiamo caricare dalle anche il telefono dei vari, diciamo come la centralina per la aggiuntiva per l'R1, esatto, e poi con Garmin, con la Glow, questi sono i sensori GPS, quindi fare anche le performance. Perfetto, perfetto, grazie mille per fare un piacere. Ragazzi, l'abbiamo vista, è uno spettacolo, ma adesso bisogna salirci insieme anche per capire la postura. Come hanno deciso di settarla, se per la strada, se per un sorriso? Come abbiamo sentito, l'hanno resa un pelino più comoda, ma sono curioso e voglio provare. Raga, ed eccola da vicino, quella che correrà il mondiale, naturalmente tutta preparata, racing, gomme slick, scarico Akrapovic che adesso vi faccio vedere, mono Hollins, qui abbiamo una forcella Hollins pluriregolabile, l'ammortizzatore di sterzo qui, figata. Figata, veramente, sono stracurioso, non vedo l'ora di provarla e spero che prendano spunto da questa versione per un'ipotetica versione o JTR oppure per la versione M. Io non credo facciano una versione SP, ma una volta che hanno fatto la carenata portano avanti la versione M. Ragazzi, finalmente posso fare la seduta e ho anche un piccolo spoiler per voi, raga. L'ho preordinata, sì, perché come facevo a non averla in garage? Sì, avrò due carenate, mi interessa, ma ho il piacere di godere nelle curve con questo CP3. Ma adesso parliamo di ciclistica. Sicuramente i piedi sono più arretrati rispetto anche a quella che è la nuova MT09. La seduta è ancora più alta, spinta in avanti, è molto simile a quella dell'R1 e i semimanubri non li sento tanto caricati, sicuramente l'impostazione della pedana aiuta a chiudere bene e a stare comodo. Io sono alto 1,89, quindi la cosa c'è, abbiamo un po' di altezza e riesco lo stesso a chiudermi anche in carina. Sono curioso di provarla, voi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale e rimanete connessi che a breve uscirà un test ride proprio con lei, ma la mia con quella in prova non si sa. Rimanete connessi, ciao!